il suo ultimo lavoro, grazie mille, questo omaggio che ha fatto a Bergamo Filmini dopo l'omaggio dell'anno scorso a distanza. Grazie. Ricordo che questo è un momento dedicato anche al pubblico, quindi se ci sono domande dal pubblico alzate pure la mano e c'è un microfono che vi raggiungerà in sala. Nel frattempo farei una domanda, io inizierei a fare una domanda. In questo film ci racconta di questo personaggio incredibile, di questo uomo incredibile, questo agronomo, Tony Rinaudo. Volevo sapere un po' come è entrato in contatto con lui e come ha mai deciso di raccontarci la sua storia. Per caso, come si vede nel film, mi hanno invitato a Berlino 3 anni fa. Lui venì al ritorno di Stoccolma, dove aveva ricevuto quello premio alternativo Nobel, e mi hanno detto che è un personaggio interessante, fa una conferenza, infatti in una sala indietro di un ristorante italiano. Addirittura, perché Rinaudo è un nome siciliano. E sono stato colpito della semplicità del suo del metodo, ma anche della semplicità del personaggio. E dopo ho parlato, ho detto, ma certamente ci deve essere migliaia di gente che ormai in Africa e in tutto il mondo fanno l'applicazione del suo metodo. E mi ha detto, ma soprattutto sono solo quando arrivo. E ho detto, ma bisognerebbe cambiare. E ho proposto di accompagnarlo e di fare un film sul suo lavoro. E così, non sapendo che mi prenderebbe 3 anni. Ecco, appunto, un progetto durato 3 anni, forse a causa della pandemia, come poi è stato sviluppato questo progetto, quante volte è andato in Africa per girare questo progetto? Ma è a causa del Covid anche. Esatto. Lui fu fermato in Australia per 1 anno e mezzo. Era interessante di vedere il suo ottimismo, la sua fede. Quella della gente e poco a poco ho visto un'altra Africa, quella delle campagne, quello contadino, quello delle donne soprattutto, sono loro che fanno il lavoro in Africa soprattutto. Niente di più, ho fatto il mio lavoro. Abbiamo qualche domanda dal pubblico? Ecco, ne abbiamo una, grazie. Curiosità, prima ha detto presentando che questo non è esattamente un documentario, corretto? Ha detto così prima? Non ho capito bene. E prima quando ha presentato ha detto sì, che non è proprio un documentario, non è, in che senso, cosa intendeva? Perché io non ho mai fatto un documentario, comunque non so veramente che cosa sarebbe un vero documentario. Perché comincio così, partendo con lui, solo con la mia macchina di presa, poi ho trovato in ogni paese un cinematografo giovane e uno di suono, e siamo stati in 3 a girare senza sapere veramente che sarebbe il risultato. Ma poco a poco ho capito che proprio quella
quel tipo di improvvisazione, di partire solo occhi aperti. Insomma, basterebbe. Quindi non c'è messa in Ma scena. per 5 mesi sono stato al montaggio per trovare una forma, perché non è cronologico, non è geometrico. Dei paesi ho seguito l'associazione emotiva. Comunque è un documentario, molto bello Grazie. Fortunatamente non c'è definizione di un documentario, neanche di un film. Infatti l'ho fatto da un certo punto e poi l'ho fatto come un film di ficzione, come si questa gente, Tony e le donne contadine fossero attori. Internazionale, se sarà possibile vederlo nelle sale italiane. Le spero, però per ora non abbiamo un distributore internazionale, però martedì prossimo esce in sala in Germania, in 44 sale, vado a ognuna per 5 settimane, 31 città, come soggiogatore a vita. Abbiamo, credo, un'altra domanda. No, provo a alzare la voce. Le vecchie Arriva, arriva al microfono. immagini del repertorio del Barocco che si vedono, lui giovane, dove le ha trovate? Come le ha nuovo, non ho Sì, ho visto, ci sono delle immagini del protagonista, l'agronomo Sì. australiano, Ah, quando era sì. giovane, ecco, come ha fatto a trovare? Per fortuna non è solamente il materiale che ho girato io, ma abbiamo trovato negli archivi di Tony proprio, che sempre lavorò per qualche organizzazione, ONG, oppure come si chiama, World Vision, ma prima di questo un missionario. E si sono trovati questi documenti essenziali, mi hanno salvato la vita. E l'altro, mentre che stavo a cercare nei paesi un cinematografo o un ingegnere di suono, ho chiamato diversi cineasti africani e al stesso momento ho detto: ma forse voi potete fare piccole come cartoline d'Africa, no? Su un certo aspetto di una intimità di famiglia, per esempio, l'uno che io non potrei mai entrare, per così completare questa mosaica. Il fatto è un mosaico. Si riferisce anche ai disegni animati che sono stati realizzati durante il film, si vedono ci sono delle immagini disegnate a un certo Questo, l'animazione punto. è una, come dire, anche questo venire del film su questo, quello grano genuino africano che Idris, uno del Côte d'Ivoire, ha fatto, e mi hanno piaciuto la semplicità dell'immagine di quella senatrice, che è africana anche lei, e le ho chiesto di illustrare come dire, il racconto di Tony, come ha scoperto, perché è difficile girare sottoterra. Abbiamo un'altra domanda qui. Grazie.
Speriamo che da Bergamo partirà nel mondo. All'inizio con nulla, sono partito proprio con un po' di soldi che avevo io, e poi è costato molto poco, 450.000 euro, la metà venì una parte, 100.000 di arte, la televisione tedesca, 80.000 della sovvenzione tedesca, e tutto il resto particolari che amici miei e altri che hanno messo soldi. Esiste ancora, è la prima volta che ho preso soldi. Ho sempre paura che la gente lo perdano, ma in questo caso era per una causa e loro l'hanno detto, c'è del clima, dell'agricoltura e allora... Lo potremo vedere su Arte, quindi, questo documentario. Ora arrivo al microfono. Si potrà vedere su Arte, su questo canale? Sì. Sa già sì. Quando? Non lo so, in fine d'anno, credo, sì. Okay. Secondo che si trova un pubblico in sala, sono molto flessibile. No, sono proprio lieto della vostra reazione positiva, perché Bergamo è il primo festival che l'ha accettato. Non l'ha accettato Amsterdam, Copenaghen, Sundance e Berlino. Allora mi sono detto, hai fallito a fare il documentario. E ora è la vendetta. Siamo tutti pubblico, dunque siamo d'accordo. Perché c'è nei festival, nei cosiddetti grandi festival, c'è molta politica, dogma, arte, chissà, quello che è utile, nient'altro. C'è un'altra domanda laggiù? La signora con la sciarpa nera. Il più bello, lo dico, perché, ma fra di noi, a Sundance, hanno dato una ragione, dagli altri non si sa mai quando non lo prendono. Hanno detto, in Africa non abbiamo bisogno di uomini bianchi vecchi per salvarci. Stupidezza, tonteria, woke e altre ipocrisie. Yeah.
migliaia e migliaia, perché non vanno all'agricoltura, sempre vogliono progetti grandiosi e industriali. Allora che sarebbe così semplice di dare un po' di supporto ai contadini, perché sono loro che proprio cambiano le cose. Ma tutti di questi centinaia di milioni di dollari, Rinaldo mi ha detto che lui non ha mai visto un dollaro arrivare in un paese, in questi villaggi. Sempre questi progetti grandiosi, il grande muro verde, altri miti, e ci vanno i soldi, per i soldi vanno d'altra parte. 80% si dice dei soldi dello sviluppo finiscano in conti in Svizzera. Però questo sarebbe un altro film, un vero documentario di indagini a fare, proprio un lavoro giornalistico, che anche tanti frattempo economici africani dicono sarebbe meglio di cancellare tutto l'aiuto al sviluppo, in modo che l'Africa si reinventa da sé. Però sarebbe una catastrofe per cominciare. E proprio ne ho parlato tanto con Tony Rinauro, che anche lui è d'accordo su quello che quello aiuto continuo in fatto degrada la gente, toglie la dignità, e invece quando lo fanno loro ritrovano l'esperienza e anche l'estimo di se stessi. Abbiamo un'altra domanda? Abbiamo un'altra domanda. Fortunatamente io non ho visto i cinesi, in questi posti non c'erano, ma lo so che fanno le strade, fanno le ferrovie, ma è anche per trasportare le ricchezze dei paesi, e hanno un'idea dello sviluppo forse interessante, ma nelle campagne non si incontrano. Ecco, volevo tornare sul legame con l'Africa, che so che arriva da lontano, e volevo che ci raccontassi come mai l'Africa. Io so che anni addietro ho aperto una scuola di cinema, so che non c'entra in questo progetto, però volevo che ci raccontassi un po' di questo legame profondo con l'Africa, che emerge anche dalle immagini di questo film, queste cartoline appassionate sull'Africa, sull'Africa che è anche piuttosto inedita, è un'Africa che conosciamo poco. Sì, perché a parte di essere cineasta ho anche un'altra vita, e una di queste vite è che da 15 anni ho scoperto un po' l'Africa, sono andato in diversi
diversi paesi, senza mai pensare di fare il documentario solo per interesse. E da 12 anni in Ruanda, a Kigali, supporto una piccola scuola di cinema in un paese che non c'è neanche un cinema in Ruanda. Non vuol dire è la formazione professionale con un disegno semplice, che voglio che contano le storie, le sue storie, nella sua lingua, con i suoi mezzi e il suo stile. Dunque, quando facciamo corsi di sceneggiatura, non faccio venire quegli script doctors da Hollywood che dicano come contare una storia in 3 atti o 5 atti e con plot, subplot, catalismo e che cosa, ma di contarli al modo loro. Ho scoperto che non sanno più come contare una storia in modo africano, perché i contatori ci sono pochi per i mercati, non ci sono più, e dunque anche loro cominciano sempre il modello Hollywood, no? E dunque è un lavoro pedagogico abbastanza interessante. E finalmente le serie televisive, facciamo segmenti di 10 minuti, serie fatte di 10 minuti che si vedono solo su internet, partendo da Kigali. Questo, come dire, il conto seriale ritrova un po' il conto africano, perché si può continuare per sempre, non è la tragedia greca con i 5 anni.